legate all'immigrazione clandestina, Nicola Molteni ha fatto per 14 mesi con me il sottosegretario al Ministero degli Interni con delega alla Polizia di Stato, quindi in termini di sicurezza, di lotta alla camorra, alla mafia, all'immigrazione clandestina. Niente, allora in corso in questo momento, già da un quarto d'ora francamente, la convention, c'è stato l'intervento di Matteo Salvini che ha dato poi la parola all'ex sottosegretario Nicola Molteni. I temi trattati sono molto generici ma anche generali, si è parlato praticamente di occupazione, di sviluppo economico, si è parlato di tantissimi problemi che affliggono la città, una sperzata forte a Di Maio, a De Luca e a De Magistris, ritenuti incapaci e colpevoli anche dello stato in cui versa la regione. Noi abbiamo tentato di avvicinare Matteo Salvini, ma è stato veramente impossibile fargli delle domande perché era circondato dal servizio d'ordine e non ha rilasciato interviste alla stampa. Gianluca, hai toccato un tema molto molto importante, 1 milione di giovani, pare che sia qualche cosa in più di 1 milione, scappati dal sud, ma al nord, proprio la Lega parla di regionalismo differenziato che sarebbe un'ulteriore batosta per l'economia meridionale. Assolutamente non è vero, io sono fortemente autonomista e sono per il regionalismo differenziato, con uno Stato centralista e assistenziale che ha comprato la fame dei meridionali. Abbiamo visto che 2 milioni di meridionali, 1 milione di ragazzi al di sotto dei 35 anni sono andati via. Io credo che il regionalismo differenziato, l'autonomia, la possibilità di individuare responsabilità, la possibilità di puntare direttamente noi su quelle che sono una serie di risorse, penso ai beni culturali, penso agli scavi di Pompei, penso alla Reggia di Caserta, penso agli scavi di Ercolano, gestiti direttamente dai campani, siano un'opportunità e non solo poltronifici, cosa che sono stati in tutti questi anni. Permettimi di contraddirti, tutte le strutture che hai elencate portano soldi tutte quante al nord, perché le biglietterie centralizzate stanno purtroppo in Lombardia, non portano assolutamente nulla in Campania, e ti posso dire che il regionalismo differenziato. Scusami, ti interrompo un attimo. Per questo, con il regionalismo differenziato, questi soldi restano al sud. Non è così, credimi, abbiamo fatto uno studio, non è così, sai la stima che ho per te, non è assolutamente così. Abbiamo. Che cosa hai studiato, scusa? E te lo dico subito, economia. No, dico delle bozze di economia, quale bozza hai letto? Te la sintetizzo, il regionalismo Quale differenziato, bozza hai letto? tutta. Ne sono 5. Quale No, bozza hai sono letto? 272 pagine. Quale? Quella del governo, quella No. della Lombardia, quella del Veneto? No, in modo particolare quella là del Veneto, se proprio ti interessa saperlo. E ti posso E non dire c'è il che. residuo fiscale, non è messo in discussione il residuo fiscale. E infatti resteranno 4 miliardi al sud, però 61 vanno al nord. E No. lo ha detto anche una famosa trasmissione televisiva proprio ieri sera. Allora, il residuo fiscale non è messo in discussione, la bozza del Veneto è solo una delle 5 bozze. C'è un punto fondamentale. Oggi 400 milioni spendono i cittadini campani per andarci a curare al nord. Oggi 1 milione di ragazzi sono andati via. Quindi lo Stato centrale e centralista ha affamato il meridione. Allora, se c'è chi vuole che il meridione si continui a affamare, continui a puntare sullo Stato centrale e centralista. Io credo che la Lega, il fatto che sia diventato il secondo partito in Campania, il primo del centrodestra, sia indicare che i campani sono stanchi di accompagnare i figli ai loro treni e vederli partire per non tornare più. Una volta i ragazzi napoletani andavano a Londra a fare i camerieri per imparare la lingua e poi tornare. Oggi i ragazzi napoletani partono, vanno a fare il cameriere a Londra e restano a Londra a fare il cameriere. Io penso che come classe politica ci dobbiamo porre una domanda e dobbiamo avere il coraggio di affrontare il toro per le corna. Uno Stato centrale e centralista ha puntato sulla fame dei meridionali e non sul merito dei meridionali. Noi intendiamo puntare sul merito dei meridionali. Vivete questo momento come un momento veramente di commissariamento, una traduzione che il Sud ancora non riesce a camminare con i propri piedi neanche nella gestione della politica? No, non è così. Io sono molto felice innanzitutto che stamattina ci sia qui l'ex sottosegretario, l'onorevole Nicola Molteni, al quale mi lega un rapporto personale d'amicizia, ma ovviamente anche di carattere politico. Abbiamo vissuto insieme anche l'esperienza di essere al governo. E oggi la Campania, il partito della Lega in Campania, avere la possibilità
ha la possibilità di avere comunque un esponente che ha un'esperienza, può soltanto portare quel contributo, quell'aiuto di cui il partito ha bisogno qui anche in Campania. È evidente che c'è una classe dirigente presente tutta qui stamattina, e quindi nelle prossime ore organizzeremo meglio la struttura del partito, che con l'aiuto e l'appoggio sia di Molteni ma anche del nostro segretario federale, che appunto Matteo Salvini, potrà soltanto crescere in termini di consenso. E la venuta oggi qua di Salvini sta proprio ad indicare questo, una regione che può cambiare attraverso un nuovo modello di governo che mi auguro possa far risollevare quelle che sono le sorti di questa regione. Un tema molto caro alla Lega, in modo particolare a Salvini, le autonomie, lui lo dice ovunque. In Campania finalmente, dopo le regionali, si voterà per la macroregione autonoma. Qual è la tua posizione rispetto a questa nuova realtà sostanzialmente? Ma è una posizione chiara che abbiamo espresso a tutti i livelli, soprattutto abbiamo fatto a livello governativo, purtroppo con i 5 Stelle che non hanno capito l'importanza, anche e soprattutto a Sud, di avere un'autonomia efficiente e capace. E ce ne dispiace, perché Sud ha bisogno oggi più che mai, lo dicono i dati anche di queste ore, che sono dati eclatanti, il Sud è ancora in ginocchio, per cui l'autonomia significa innanzitutto rafforzare in qualche modo i governi e le regioni del Sud attraverso una politica dove, rispetto a tante materie importanti, si può avere quella autonomia anche in termini di fondi finanziari che potranno essere spesi probabilmente forse meglio rispetto ad un passato, ma un passato anche recente, dove siamo ancora, e soprattutto la Campania, il fanalino di coda rispetto proprio alla spesa dei fondi comunitari ed europei. Quindi noi ci auguriamo che con il nuovo governo regionale, ma dico altro, nel senso che siamo convinti che tra gennaio e febbraio questo governo nazionale, che è nato attraverso un inciucio, quindi un colpo di mano di palazzo, che non sta purtroppo producendo niente, possa andare a casa e noi possiamo realizzare a livello nazionale tutte quelle politiche in termini di economia efficiente ed efficace che interesseranno anche il Sud. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo concluso così la nostra lunga diretta, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito. Per Napoli News Magazine, Alessandro Citarella e Sergio Anglisano, per Sinapsi News, Sergio Anglisano.